Allora, lo sciopero è stato dichiarato a livello nazionale una prima giornata di sciopero, perché la CGIL non ha firmato un accordo peggiorativo che riguarda i dipendenti ARIS, che sono una grossa fetta della sanità privata, nello specifico quella di carattere religioso. Qua però ci sono delle rappresentanze anche di AIOP, che sono Villa Prica, COF, ospedale di Gravedona, perché anche questo contratto ha delle problematiche peggiorative. Per carità. Sostanzialmente il nuovo contratto che ARIS chiede di applicare dal 1 gennaio del 2013 fa lavorare le persone di più a parità di stipendio, devono lavorare 2 ore in più alla settimana da 36 ore a 38 ore e oltretutto perdono una parte salariale legata alle indennità di turno, alle maggiorazioni eccetera. La CGIL questa cosa a livello nazionale non l'ha assolutamente firmata. Non l'ha firmata perché ha fatto una consultazione di tutti i lavoratori, iscritti alla CGIL e non iscritti. Abbiamo parlato con i lavoratori, cosa che CISL e UIL, che invece hanno immediatamente firmato questo contratto a livello nazionale, non hanno fatto. Infatti alle nostre assemblee che abbiamo fatto sul territorio, i lavoratori si sono espressi in maniera negativa all'applicazione di questo contratto e anche iscritti della CISL e della UIL hanno espresso il loro dissenso rispetto a questa cosa. E in effetti oggi la l'adesione allo sciopero è abbastanza elevata? L'adesione allo sciopero, noi siamo soddisfatissimi perché la realtà della nostra famiglia, che in provincia di Como è importante e che è uno dei massimi esponenti di ARIS, tant'è che il direttore della nostra famiglia è partecipante al tavolo delle trattative nazionali, ha chiuso entrambe le strutture. Il centro diurno disabili di via Zezio è completamente chiuso, i lavoratori sono qua in massa e il centro invece, i laboratori di via del DOS hanno chiuso pure loro.